Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Prende la parola il Presidente del Senato della Repubblica, la senatrice avvocato Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera a tutti. Signor Presidente della Repubblica, è per me un vero piacere ed un onore formularle, in occasione delle feste del Santo Natale e di fine anno, gli auguri più sinceri, anche a nome del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Corte Costituzionale, delle autorità civili e militari della Repubblica e di tutti i presenti. Quello che sta per terminare è stato per l'Italia un anno molto significativo. Abbiamo celebrato il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e i 100 anni dall'armistizio di Villa Giusti con il quale si pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Rivolgo un benvenuto cordiale a tutti i presenti. Ringrazio molto il Presidente del Senato per gli auguri, per l'espressione nei miei confronti, per le approfondite considerazioni che ha svolto nel suo intervento. Ieri, all'aeroporto di Ciampino, ho reso omaggio ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista vittima di un crudele attentato colpito a Salzburgo insieme ad altri cittadini europei da un terrorista del sedicente Stato Islamico. E desidero esprimere anche qui, a nome di tutti i presenti, il dolore profondo degli italiani nel ribadire la solidarietà e la vicinanza ai suoi familiari, alla sua fidanzata, ai suoi amici. Respingiamo con la forza della nostra cultura e della nostra storia chi vorrebbe instaurare nel mondo un clima di paura, di odio, di fanatismo. Rivolgo un augurio ai presidenti del Senato e della Camera, al Parlamento, interprete ed espressione della sovranità popolare, è affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata dalla Costituzione, ruolo che contrassegna ogni democrazia parlamentare e che va rispettato e preservato per non alterare l'essenza di ciò che la nostra Carta definisce e prescrive. Auguri al Presidente del Consiglio per gli alti compiti che gli affida la Costituzione, con l'augurio di un buon lavoro per promuovere con efficacia il bene comune e gli interessi generali del nostro Paese. Auguri al Presidente della Corte Costituzionale, chiamata a svolgere un prezioso e insostituibile compito di garanzia a tutela di tutti. L'anno che sta per concludersi ha visto nascere, come ha ricordato poc'anzi il Presidente del Senato, la 18ª legislatura. Alla vigilia del voto avevo parlato di una pagina bianca su cui gli elettori avrebbero scritto con le proprie scelte. Sulla base dei risultati delle elezioni del 4 marzo si è aperto in Parlamento un difficile confronto tra le forze politiche per dare un governo al Paese. In quelle settimane, segnate dall'acuirsi di tensioni internazionali in aree non lontane dall'Italia e caratterizzate da forti instabilità dei mercati, occorreva ricercare una soluzione che attraverso una assunzione di responsabilità non rendesse vano il voto espresso dai cittadini. Individuare in modo trasparente e lineare una maggioranza parlamentare per dar vita a un governo è stato istituzionalmente lo scopo delle lunghe consultazioni. La legislatura ha preso le mosse sulla base di un accordo tra le due forze politiche disponibili a dar vita all'unica maggioranza parlamentare che si era rivelata possibile.
Rivolgo ai componenti del Governo, al Presidente del Consiglio, ai Vicepresidenti, ai Ministri e Sottosegretari un ringraziamento e un augurio affinché ciascuno possa adempiere il proprio compito, il proprio mandato, secondo quel che richiede la nostra Costituzione a chi svolge pubbliche funzioni, accompagnando l'adempimento dei propri compiti con il rispetto dei limiti del potere che la nostra Carta indica a chi è chiamata a esercitarlo. Sono doveri che riguardano ciascuno di noi, riguardano tutte le donne e gli uomini, a partire dal Presidente della Repubblica, che hanno il privilegio di servire le istituzioni e attraverso di esse di dare il loro contributo alla realizzazione del bene del Paese. La nostra vita politica si impernia su Parlamento e Governo. Accanto ad essi, la Costituzione prevede modi e forme di partecipazione attiva del tessuto sociale. Abbiamo ricordato quest'anno il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Carta. Vi sono alcuni valori di fondo che ne costituiscono l'ossatura e la chiave di lettura. Uno di questi valori è il pluralismo, che sostiene l'intero impianto della Costituzione, in conseguenza della scelta di porre la persona, ogni persona, al centro dell'azione dello Stato in tutte le sue articolazioni. Pluralismo nell'assetto dell'ordine istituzionale, che presenta organi con diverse fonti di legittimazione, che svolgono funzioni differenti in modo autonomo e indipendente. Pluralismo nell'assetto della società civile, nel cui ambito sorgono e si affermano formazioni autonome di diversa natura e tra queste quelle delle rappresentanze sociali. In queste formazioni, nel rispetto dei principi democratici, si manifesta l'esercizio di diritti inviolabili dei cittadini. Pluralismo nel dovere di assoluto rispetto della libertà dell'arte e della scienza, dell'autonomia delle università e delle altre realtà attraverso cui si esprimono. Pluralismo nella libertà riconosciuta al mondo dell'informazione e alle molteplici voci che ne costituiscono espressione, da salvaguardare, perché rappresentano un presidio irrinunciabile dello Stato democratico. Pluralismo nella libera iniziativa economica, che garantisce solidità, innovazione e sviluppo ulteriore al tessuto imprenditoriale, che fa tra l'altro dell'Italia il secondo paese manifatturiero d'Europa. Le autorità di governo hanno compiti di definizione dell'orizzonte progettuale e dei relativi indirizzi politici per perseguire gli interessi generali della collettività, al contempo riconoscendo e promuovendo l'esercizio della libertà assicurate alle formazioni sociali, alle rappresentanze, agli enti intermedi, all'associazionismo, in dialogo costante, in costante dialogo con questi soggetti. Vi sono spazi e realtà per le quali l'autonomia costituisce garanzia di libertà con benefici per tutti i cittadini. Le organizzazioni della società civile, per parte loro, devono essere sempre consapevoli della loro corresponsabilità nel perseguire gli interessi generali e del contributo che sono chiamate a dare alla crescita civile, sociale, economica e culturale del Paese. In questo si esprime la responsabilità repubblicana che grava su ciascuno. Tutta l'Europa è attraversata da profondi processi di trasformazione che mutano velocemente equilibri tradizionali, cambiano soggetti politici, si modificano i rapporti tra istituzioni e pubbliche opinioni, emergono questioni nuove. Le grandi tematiche del nostro tempo, dalla immigrazione al cambiamento climatico, a una nuova domanda di sicurezza sociale, al contrasto al terrorismo e alla criminalità, sfidano la politica a dare risposte adeguate. Pur tra evidenti difficoltà, va evitato il rischio di un cortocircuito tra l'urgenza di fornire risposte veloci, sollecitate dalla emotività, che disorientamento e timori comprensibili provocano nelle pubbliche opinioni, e la necessità di tempi più lunghi, necessari alla definizione di soluzioni efficaci, durature e sostenibili. Tutte le leadership del continente ne sono interrogate.
Naturalmente, ogni paese ha la sua storia, la sua specificità. Eppure, se si alza lo sguardo dal particolare e si prova ad avere una visione di insieme, ci si accorge che in Europa i grandi problemi sono gli stessi e le dinamiche sociali si somigliano, così come si somigliano i nostri popoli, in particolare le nuove generazioni, abituate a viaggiare, a confrontarsi, a scambiare conoscenze, culture, stili di vita, abitudini. L'Europa di cui si parla troppo poco è quella radicata nelle attese dei nostri giovani, nel loro modo di pensare, di vivere, di guardare al futuro. Non è un caso se i più recenti dati di Eurobarometro dicono che è forte il sentimento europeista nei paesi dell'Unione. Anche in Italia questo sentimento è solido, risulta anzi essersi rafforzato. E questo al di là di ogni possibile critica, talvolta fondata, al funzionamento dell'Unione. In Italia non viene realmente posta in dubbio in maniera significativa la scelta europea, ma questo non è sufficiente. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea e deve svolgere al suo interno un ruolo da protagonista. Vi è una tendenza, risalente nel tempo, diffusa in tutta l'Unione, a osservarla e a giudicarne i comportamenti come se si trattasse di un soggetto estraneo. L'Europa non è un vincolo esterno, ma piuttosto un moltiplicatore della nostra influenza internazionale, della nostra capacità di espansione economica e commerciale, oltre che della preziosa libertà di movimento, particolarmente per i nostri giovani. Ho valutato molto positivamente, anche per questa ragione, la scelta del Governo di avviare sulla manovra di bilancio un dialogo costruttivo con la Commissione europea, che ha agito con spirito collaborativo per giungere a soluzioni condivise raggiunte in questi giorni. Vi è una ragione di più per impegnarsi nel rilancio della costruzione europea, in quanto l'affermazione a livello internazionale dei valori e dei diritti alla base dell'Unione, ampiamente coincidenti con quelli delle Costituzioni nazionali, non appare affatto scontata. Una ricerca recente ha presentato l'immagine di un'Italia delusa e incattivita, preda della paura. L'animo, lo spirito che gli italiani hanno sempre nutrito e tradotto in pratica non è quello dell'ostilità, del pregiudizio, dell'intolleranza. Purtroppo dobbiamo registrarne diversi episodi. Sulla strada di questi sentimenti negativi si andrebbe inevitabilmente verso una contrapposizione crescente e sempre più frammentata tra gruppi, tra territori, tra soggetti, tra singole persone, una condizione che tradurrebbe la convivenza in un insieme di solitudini, nazionale, di gruppi, di singole persone. Ricercare coesione nel tessuto sociale, nel bel tessuto sociale del nostro Paese, costituisce una necessità, oltre che un dovere per le istituzioni. Il contrasto degli interessi e la competizione delle idee non devono spingersi fino a generare ostilità, delegittimazione, intolleranza, perché la democrazia non teme la diversità, al contrario ne ha bisogno, ma va sempre coltivato e difeso il senso del futuro comune. È necessario contrastare la tendenza alla disgregazione, al ripiegamento su se stessi, che si manifestano diffusamente in ambito interno e in ambito internazionale. Anche per questo, in una fase di rallentamento dell'economia, il lavoro resta, come sempre, la priorità dell'impegno pubblico. Il tasso di occupazione è inferiore alla media europea e particolarmente penalizzati sono il lavoro femminile e quello dei giovani. Vi sono rischi di marginalità per diverse componenti sociali e territoriali. Occorre intervenire per sanare le fratture sociali, a partire da quella che minaccia le giovani generazioni e quella che si registra tra il nord e il sud del Paese. Fa riflettere la circostanza che oggi i giovani tra i 15 e i 34 anni sono poco più del 20% della popolazione complessiva
è che soltanto in 10 anni questa quota è scesa del 9%. È doveroso pensare al futuro e non limitare il nostro sguardo al presente. In Italia, in questo anno, sono accaduti alcuni eventi tragici che richiedono un'attenta riflessione e l'assunzione di responsabilità e di impegni collettivi. Avvertiamo tutti come incancellabile il ricordo dei ripetuti eventi alluvionali, a partire da quello del Parco del Pollino, del crollo del Ponte Morandi di Genova, della discoteca di Corinaldo, delle morti intollerabili e ingiustificabili che quegli eventi hanno provocato. Il Ponte di Genova è oggi una grande questione nazionale. Dalla sua ricostruzione dipende un collegamento vitale per la città e anche una parte della nostra credibilità internazionale. La sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Lo ripetiamo ogni qualvolta siamo colpiti da eventi particolarmente gravi, ma dobbiamo essere consapevoli che questi non sono sempre frutti del caso, ma troppo spesso di comportamenti gravemente lesivi. Mentre riconosciamo questi limiti, tuttora presenti nella nostra organizzazione sociale, e mentre assumiamo la responsabilità comune di alzare gli standard della sicurezza civile, dobbiamo manifestare gratitudine ai Vigili del Fuoco, a tutti i servizi e corpi dello Stato che operano a protezione delle nostre comunità e alle associazioni di volontariato. La loro professionalità, la loro dedizione, la loro qualità è tale che l'Italia ha sempre tratto benefici davvero grandi dalla loro opera. Un pensiero riconoscente e un augurio alle nostre forze di polizia, impegnate in tutto il territorio nazionale a contrastare la criminalità e il terrorismo, a garantire, anche a prezzo di sacrifici personali, la legalità e la tranquillità dei nostri concittadini. E ai nostri servizi di informazione e di sicurezza per la loro preziosa opera di vigilanza. Un ringraziamento va alle Forze Armate, apprezzate in tutto il mondo per la presenza nei contesti di crisi e per le attività nel Mediterraneo di contrasto ai trafficanti di esseri umani e di salvataggio di persone in pericolo. Costituiscono un vanto per il nostro Paese, così come i tanti volontari che recano in luoghi difficili impegno e solidarietà, come la giovane Silvia Romano, che speriamo di vedere presto in Italia. Desidero inoltre inviare il mio saluto e il mio apprezzamento attraverso i vertici delle istituzioni e delle diverse articolazioni dello Stato qui presenti a tutte le donne e gli uomini che a ogni livello, giorno per giorno, con il loro impegno e il loro lavoro, consentono il buon funzionamento della macchina pubblica. A tutti voi e a tutti coloro che qui rappresentate, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani, il mio ringraziamento e il mio augurio.